quello che io cerco è di costruire una struttura di linee, di profondità, di corpi che abbia una tensione. E quindi credo che tutta la mia fotografia sia giocata tra la tensione compositiva che devono avere le linee delle cose fotografate, riprese, e il colpo di luce, cioè la combinazione tra queste due cose deve avere una forza che teoricamente immagino dovrebbe essere la forza di una fucilata, cioè una cosa sicura, precisa, e colpire. Io qualche volta ho pensato di essere, che i fotografi sono come i pugili, vanno, colpiscono più forte che possono e poi tornano indietro. E nel mio caso io amo i paesaggi, sia quelli naturali che quelli urbani. Seguo due filoni diversi, ma che porto avanti parallelamente. Uno appunto è quello legato al paesaggio naturale, ispirato alle memorie storiche, all'archeologia, alle avventure, alle esplorazioni, alla letteratura di viaggio, e un altro filone, diciamo, più, se vogliamo, contemporaneo, largamente ispirato al cinema, che poi in realtà è la mia vera fonte di ispirazione, e che è quello che riguarda la città, le visioni urbane, l'architettura e lo spazio della città inteso in maniera scenografica. Le persone non ci sono per vari motivi, perché negli spazi sconfinati, desolati, lontani, non c'è gente, e di notte perché le città miracolosamente spesso si svuotano, anche le più affollate, e quindi lo spazio resta come un'enorme scenografia abbandonata, usabile a piacimento, sul quale uno può proiettare la propria storia, il proprio immaginario, le proprie manie, i propri sogni, e forse sì, c'è una dimensione nostalgica comune a tutte e due questi filoni, che è la visione del luogo che uno può immaginare è il luogo che deve essere ancora scoperto o che pure è appena stato abbandonato. E a me piace fingermi anche un fotografo di questo tipo qua, cioè un fotografo che scopre per la prima volta una cosa, oppure come l'ultimo che è rimasto a documentare quello che rimane di uno spazio che è stato abitato, vissuto, perché non sia dimenticato in fondo. Io sicuramente faccio il fotografo perché non avrei voluto fare il cinema. Fatto il fotografo perché era più facile costruirsi delle immagini, avere un riscontro del proprio immaginario in maniera più veloce e più immediata facendo il fotografo. Probabilmente sono semplicemente dei flash presi qua e là, catturati qua e là. A forza di farne tanti dopo tanti anni, probabilmente costituiscono una trama coerente. Io quello che penso di essere fondamentalmente è un suggeritore, cioè uno che ti cerca di restituirti un'evocazione e di metterti sotto gli occhi, come dire, proprio uno spazio scenografico sul quale chi guarda può, nel quale chi guarda può proiettare quello che crede, insomma. È come quando uno ti racconta una storia troppo bene e ha già fatto tutto lui. Io cerco di raccontarla un pezzettino in modo tale che chi guarda possa finire, se crede, col proprio immaginario il viaggio che ho appena cominciato.